Il GR delle 11. Buongiorno in studio Ugo Scali. Coronavirus scatta la fase 3 di sperimentazione anche per il vaccino della Janssen, il terzo arrivato a questo passaggio in Italia. Intanto ieri si sono registrati 33.979 contagi su 195.000 tamponi effettuati, le vittime sono 546. Gli esperti ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando, rassicura il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista al quotidiano La Stampa, nella quale invita però anche alla prudenza. Decisivi, secondo il ministro, i prossimi 7-10 giorni per capire se la divisione in zone del paese con le relative restrizioni sta funzionando. Da ieri in area rossa sono confluite anche la Campania e la Toscana, mentre in arancione sono entrate l'Emilia-Romagna, le Marche e il Friuli. Non senza polemiche anche accese tra il governatore campano De Luca e l'esecutivo. Da domani poi chiuse tutte le scuole in Basilicata, verso un lockdown l'Abruzzo con la sospensione della didattica in presenza e nuove restrizioni su mobilità e attività aperte. Elena Senoli nello studio. La manovra approvata quasi un mese fa, salvo intese, torna sul tavolo del Consiglio dei Ministri annunciato per le 12 per meglio affrontare le ripercussioni economiche della pandemia. Si guarda intanto anche agli strumenti varati dall'Europa. Veronica De Romanis, economista, docente di economia europea alla LUIS di Roma. Quello che bisogna osservare è che questi strumenti messi a disposizione dall'Europa per l'emergenza, cioè il SURE per il mercato del lavoro che noi abbiamo attivato, il famoso MES per la sanità, e poi c'è il pacchetto per la ricostruzione Next Generation EU, sono stati pensati quando si riteneva che non ci sarebbe stata una seconda ondata. Ora siamo in piena seconda ondata con delle conseguenze molto pesanti, non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. A mio avviso soprattutto i fondi messi a disposizione dall'Europa per l'emergenza, che sono circa 540 miliardi, per l'Italia sono tra gli 80 e 90, potrebbero non essere più sufficienti. L'ONU ha chiesto al governo israeliano di revocare la decisione annunciata in questi giorni di costruire 1.257 nuovi alloggi a Gibat Hamatos, quartiere ebraico di Gerusalemme Est, oltre la linea verde del 67, denunciando che la costruzione di insediamenti è illegale in base alla legge internazionale. Il nuovo record per il debito pubblico italiano, secondo i dati diffusi da Banca Italia, a fine settembre il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 2.582 miliardi, in aumento di 3,8 rispetto al mese precedente. È tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia. Dalle frequenze di Radio Mater i nostri programmi proseguono con Compagni di Viaggio, meditazione spirituale a cura di Suora Anna Maria Gellini del Movimento Ecclesiale Cattolico, i Servi Inutili del Buon Pastore. Questa mattina Suora Anna Maria ci parlerà della figura di San Martino di Tours. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo subito a Suora Anna Maria la parola. Amici carissimi, buongiorno e ben ritrovati a questo nostro incontro mensile in cui vogliamo ritrovare la nostra compagnia con appunto compagni di viaggio che hanno camminato nella vita come stiamo camminando noi e che attraverso anche le prove della vita hanno comunque fatto un percorso di crescita e di maturazione nella santità. Ebbene, oggi
parliamo di un compagno di viaggio santo, già annunciato, San Martino di Tours. Di questo santo c'è un detto del VI secolo, un detto del poeta Venanzio Fortunato, che dice: dove Cristo è conosciuto, Martino è onorato. Questo detto ci dice la straordinaria diffusione della venerazione per San Martino di Tours, una venerazione che ebbe inizio praticamente subito dopo la sua morte e raggiunse in poco tempo tutte le terre dell'Europa cristiana. E il grande numero di parrocchie dedicate al vescovo di Tours, solo in Francia ce ne sono più di 4.000, ma ce ne sono, lo sappiamo benissimo, in tutte le nostre città italiane, chiese dedicate appunto a San Martino, ce ne sono migliaia in tutta l'Europa e anche nei paesi del continente americano. Ebbene, questo grande numero di parrocchie dedicate a San Martino attesta che la sua figura, fino da quasi subito dopo la morte, ovviamente anche attraverso le testimonianze della sua vita, le testimonianze dirette, ha ispirato in molte comunità cristiane nel corso dei secoli il desiderio di mettersi sotto la sua protezione. Martino è vissuto nel IV secolo e già questo è importante dircelo, perché oltre a definire diciamo la storia e il tempo storico in cui Martino appunto è vissuto, ci deve dire che il IV secolo è anche un'epoca molto feconda per la vita della Chiesa, perché la libertà religiosa introdotta dall'imperatore Costantino portò alla fine di un'epoca, la fine dell'epoca dei martiri, delle persecuzioni, e favorì la costituzione di un nuovo modello di cristiano. E in particolare Martino si qualificherà pian piano come predicatore del Vangelo, un uomo veramente totalmente preoccupato della diffusione del Vangelo, del messaggio di Gesù. E il cambiamento di modello di discepolo cristiano avvenne comunque in mezzo a tante difficoltà e senza esempi consolidati che aiutassero in qualche modo nel cammino intrapreso anche da questi compagni di viaggio, da questi santi. E fu proprio Martino a realizzare, creandolo con la sua vita, un luminoso esempio di come vivere il Vangelo in un tempo ordinario, che non aveva più le preoccupazioni delle persecuzioni, ma aveva comunque tante gravi difficoltà che, come in ogni epoca storica, il mondo pone all'essere cristiani. Ecco, questo è importante tenerlo presente. È un secolo, quello in cui vive Martino, sicuramente nuovo. È un secolo in cui la provvidenza e la presenza di Dio per l'umanità passa anche attraverso le intenzioni e anche proprio le decisioni di un imperatore, come appunto l'imperatore Costantino. Però nello stesso tempo nulla, anche delle situazioni più positive, toglie le difficoltà, nulla elimina le difficoltà che di epoca in epoca o si ripresentano o comunque si presentano nuove, in base appunto anche ai cambiamenti che a mano avvengono. Comunque, tornando in maniera più specifica a San Martino, conosciamo la sua vita soprattutto grazie alle opere di un suo discepolo. Uno dei suoi discepoli più famosi, che visse dal 360 al 420, fu Sulpicio Severo. Sulpicio Severo scrive una vita di San Martino
apparsa nel 397, pochi mesi prima della morte del santo, avvenuta nel novembre di quello stesso anno. E Sulpicio comunque scrisse anche tre lettere ad amici, a ammiratori, possiamo dire, di Martino, per raccontare anche in modo particolareggiato i momenti della morte e addirittura dei funerali. Poi tra il 403 e il 404 apparvero i dialoghi, nei quali Sulpicio confronta Martino come maestro di vita spirituale cristiana con altri monaci eremiti della tradizione egiziana. E infine nelle cronache che Sulpicio scrive vengono raccontate le decisioni di Martino nella lotta contro alcune eresie che si erano diffuse e stavano un pochino dilagando, soprattutto in Gallia, cioè nella terra che poi diventerà la Francia. E importanti notizie riguardo la vita di San Martino, dobbiamo comunque dirlo, ci vengono anche da due personaggi: Paolino da Nola, che era nativo di Bordeaux, anche lui discepolo di Martino e amico di Sulpicio, e Paolino da Nola scrive alcune lettere in cui vengono descritte le caratteristiche di questo loro santo maestro. E il secondo personaggio è San Gregorio di Tours, che come Martino fu vescovo della città di Tours dal 573 al 594. E comunque la fonte principale resta la vita di Martino, scritta da Sulpicio, un documento storico di grande rilievo in cui quindi si può delineare e ritrovare una biografia essenziale che ci dice che Martino nasce sul finire del 336 o all'inizio del 337, correggendo così quello che la cronologia tradizionale della vita di San Martino, delle epoche diciamo più oscure, meno documentate, poneva come data di nascita il 316 e la sua vita era pensata intorno agli 80 anni. Ma al di là di quello, l'attendibilità storica della vita di Martino dobbiamo cercarla nei documenti appunto di Sulpicio. E quindi Martino, poniamolo, nato sul finire del 336 in una località della provincia romana della Pannonia, Sabaria, e il nome Martino infatti è di origine latina ed è uno dei nomi derivati da Marte, il dio della guerra, e questo perché i suoi genitori pagani erano praticamente coinvolti in queste realtà, anche proprio di guerra, perché il padre presta servizio militare prima come ufficiale superiore, poi come tribuno dell'esercito romano. E nel 341, quindi siamo praticamente all'età di 5 anni per il piccolo Martino, il padre ha una richiesta, gli viene assegnato un impegno nella guarnigione di Pavia, per cui Martino viene in Italia, qui trascorrerà l'infanzia e riceverà la sua prima educazione. E nel 347 Martino ha ormai 10 anni, nonostante i genitori pagani, chiede di ricevere il battesimo, manifesta questo grande desiderio che in un primo momento non gli viene accordato, non riesce ad ottenere questo suo desiderio di ricevere il battesimo, e ben presto manifesta il desiderio di vivere come i monaci del deserto in penitenza e in preghiera. Pensate, Martino aveva 10 anni. Però già a quest'epoca si manifesta quello che poi in lui sarà determinante per il suo cammino di fede, di servizio alla Chiesa. Infatti poi, come tutti sapete, diventerà vescovo anche di Tours, e si manifesta in lui appunto questa sua natura orientata a Dio. Nel 351, comunque, nonostante i suoi desideri,
è costretto dal padre e dalla legge imperiale, che prevedeva appunto che i figli prestassero lo stesso servizio del padre, Martino è costretto ad arruolarsi nell'esercito per seguire la carriera militare. Ma nonostante tutto rimane interiormente libero, perché anche da militare cerca di vivere i precetti del Vangelo. Uno dei primi avvenimenti che concretamente mostra questo suo profondo desiderio è quello che avviene nel 353 alle porte della città di Amiens, dove divide il suo mantello militare con un povero che stava soffrendo per il freddo. Tutti sicuramente ricordate questo episodio della vita di Martino, che anche nelle poesie che almeno un tempo si studiavano anche alla scuola elementare, viene appunto raccontato, viene descritto con il fascino appunto di questa generosità di Martino nei confronti dei poveri. E legato a questo avvenimento, nelle cronache viene appunto raccontato che la notte seguente a questo, diciamo, a questo dono che Martino soldato fa a questo povero, Cristo gli appare vestito di quello stesso pezzo di mantello e quindi Martino si sente incoraggiato a continuare il cammino che poi lo porterà al battesimo. Battesimo che riceve l'anno dopo, e da questo momento il suo servizio militare sarà praticamente solo a livello di nomina, diciamo, di titolo, perché Martino da quel momento rifiuta di usare le armi. È quindi come una scelta proprio di non violenza che Martino ha il coraggio di pubblicizzare ufficialmente. E poi finalmente, dopo due anni, e ormai nel 356 Martino è un giovane ventenne, mentre si trova a Worms, finalmente lascia l'esercito. Prima di essere esentato dal servizio ha dovuto mostrare tutto il suo coraggio e la sua fede cristiana all'imperatore Giuliano l'Apostata, chiedendo di essere messo in prima fila e senza armi nell'assalto contro i barbari. Martino dimostrò di confidare solo nella protezione del segno della croce. In questo modo riuscì a liberarsi di quello che in quegli anni non aveva comunque mai condiviso come principi, e quindi non fu più incaricato dell'esercito, e nello stesso anno, dopo questo avvenimento, si reca da Ilario, vescovo di Poitiers, Sant'Ilario di Poitiers, per iniziare con lui l'esperienza monastica. Ma proprio allora Ilario viene esiliato dagli ariani a causa della sua fede cattolica. Questo comporta per Martino che nel 357 parta per la Pannonia con il desiderio di ritrovare e di convertire in modo particolare i suoi genitori, tanto è che sua madre riceverà il battesimo verso la fine del 357. Da quell'anno fino al 360, per 3 anni e mezzo più o meno, Martino fa diverse esperienze, viaggia attraverso i Balcani e l'Italia, fonda un eremo nei pressi di Milano, trascorre un periodo di vita eremitica nell'isola di Gallinara di fronte ad Alassio in Liguria. Tornato in Francia comincia a vivere la vita monastica a Ligugé, 8 km da Poitiers, e ben presto trova dei fratelli che lo raggiungono e hanno intenzione di seguirlo, e da questo momento comincia a esistere attorno a Martino una piccola comunità che diventa un primo nucleo del monachesimo occidentale, e in questo senso quindi si può dire che Martino, il nostro simpatico compagno di viaggio,
diventi il padre del monachesimo occidentale prima ancora di San Benedetto. Martino, in questo ruolo di paternità spirituale, dedica almeno 10 anni, dal 360 al 370 circa, dedica 10 anni di studio intenso della parola di Dio, della Bibbia, ma sono per lui 10 anni anche di preoccupazioni per lo stato di abbandono delle popolazioni delle campagne che non conoscono ancora il Vangelo di Gesù. Martino inizia in questo periodo uno straordinario lavoro di predicazione e di conversione delle popolazioni rurali. Questo impegno apostolico diventerà il tratto più importante del suo servizio. Intanto Ilario di Poitiers torna dall'esilio e al suo ritorno ordina Martino prima diacono e poi sacerdote, e da questo momento prende forma e si diffonde la fama di Martino come uomo di Dio. Bellissimo anche questo passaggio. Martino, fondatore di un primo nucleo del monachesimo occidentale, che comunque è figlio spirituale di un altro santo, quale è stato Sant'Ilario di Poitiers, e come figlio spirituale ne segue in qualche modo le tracce e dalla sua testimonianza prende appunto forma quel cammino di santità personale che appunto renderà Martino prima di tutto amico di Dio. E ogni santo amico di Dio viene visto da chi appunto desidera vedere la testimonianza di santi nella propria vita come amico di Dio. In ogni amico di Dio possiamo vedere appunto un uomo di Dio. Proprio possiamo vedere quanto la relazione tra la umanità e la presenza di Dio possa veramente essere luminosa, esemplare, edificante e possa veramente diventare luce per gli altri e sale per il mondo. Martino, da questo momento, come sacerdote, compie numerosissimi miracoli. Risuscita un catecumeno, un giovane schiavo, e alla fama di santità si aggiunge anche quella di taumaturgo, di guaritore. E in seguito a queste guarigioni il popolo di Tours lo elegge vescovo della città. Ecco qui, l'elezione a vescovo è come una conferma del riconoscimento della sua santità, della sua relazione vera, feconda con Dio. Martino nella semplicità accetta questo incarico pastorale e compie una scelta di grande valore simbolico, perché nominato vescovo sarà vescovo, ma decide di continuare a vivere come monaco tutto il tempo che le cure della diocesi gli lasceranno. Una scelta che non verrà condivisa dagli altri vescovi della Gallia, che già con difficoltà avevano accettato l'elezione episcopale di Martino. Perché, pensate, perché il suo aspetto era estremamente povero, dimesso. C'era chi diceva, e questo lo leggiamo nelle cronache, un uomo dall'aspetto pietoso, dalle vesti luride, dai capelli scomposti, come può avere la dignità di un vescovo? Perciò negli anni successivi si ebbero spesso delle incomprensioni con i confratelli vescovi. Ma Martino non si dà per vinto, perché Martino vive nell'essenziale del rapporto con Dio, nell'essenziale di un cammino di spiritualità. E tra il 371 e il 372
per meglio vivere il suo ideale di relazione con Dio, di contemplazione, fonda un monastero, il monastero di Marmoutier, alle porte della sua città di Tours. E da questo momento ancora di più intensifica la sua attività di evangelizzazione delle campagne intorno a Tours e lungo le rive dei fiumi Loira e Vienne. Ora, carissimi, ci fermiamo un attimo, poi procediamo nella lettura della vita di questo nostro compagno di viaggio e anche proprio nella considerazione di come anche oggi San Martino possa essere maestro di vita per i giovani, possa essere per noi esempio, possa essere veramente un esempio attuale per il cristiano di oggi, un cristiano che si trova in un mondo che veramente cambia. Ma la santità non cambia, il rapporto con Dio rimane saldo, perché Dio è fedele per sempre alle sue promesse e ogni santo ce lo dimostra. Ebbene, carissimi, dopo lo vediamo e ne parliamo. Carissimi, di nuovo col nostro compagno di viaggio Martino, il vescovo monaco, come vi ho detto poco fa, viene appunto eletto vescovo nel 371 e da quell'anno comincia ad assolvere le sue funzioni di pastore, il suo servizio di pastore della chiesa di Tours, con autorevolezza ma anche con tanta umiltà, e con la stessa umiltà continua anche la sua professione monastica, cercando di vivere al meglio le virtù che questo stato di vita richiede, e come vi ho detto fonda il monastero di Marmoutier, di cui Martino è l'abate, e come abate sceglie per se stesso e per i compagni una regola molto severa che ha come pilastri la povertà, la penitenza e la preghiera. E in questo tempo, in questo luogo, appunto il monastero di Marmoutier,
Martino vive alcune esperienze mistiche che, ci dicono le cronache, lo vedono conversare con gli angeli e i santi. E la povertà che vive è tale da provocare anche episodi curiosi. Una volta, per esempio, un gruppo di soldati, si racconta appunto nelle storie di Sulpicio Severo, un gruppo di soldati lo bastona di santa ragione perché, essendo vestito in modo veramente miserabile, lo hanno scambiato per un vagabondo che spaventava i loro cavalli. E Martino non si ribella, Martino si presenta così, nella sua umiltà, nella sua semplicità, ma ritiene anche questa esperienza una provvidenza che gli permette di vivere le varie forme di penitenza. E come farà in seguito Sant'Agostino, che voleva vivere da contemplativo e poi dovette accettare il servizio episcopale della chiesa di Ippona, ricordate, vivendolo quindi con un grande spirito di servizio, anche Martino comunque si impegna fortemente nel servizio di vescovo, quello che rifiuta, diciamo, della carica episcopale è il lusso e l'apparato di dignitario della Chiesa. Dobbiamo ricordarci, carissimi, che nel IV secolo i vescovi cominciano a somigliare ai funzionari imperiali, imitandoli in qualche modo lo stile di vita, ed è proprio questo aspetto che Martino rifiutò decisamente. Martino addirittura si reca quotidianamente a Tours per celebrare l'ufficio divino nella cattedrale, per ricevere i fedeli, specialmente i poveri che hanno bisogni materiali. A uno di questi, anche da vescovo, donò la sua tunica, e anche questo dono, ci dicono le cronache di Sulpicio Severo, venne rivelato per l'apparizione di un globo luminoso sopra la testa del vescovo mentre celebrava la Santa Messa. Destinatari concreti della sua azione caritativa sono anche i prigionieri, i detenuti, i condannati a morte. Tutto il denaro ricevuto in dono da Martino viene impiegato per riscattare i prigionieri o liberare i condannati a morte dal conte Aviziano, perché non erano in grado di pagare le tasse. Un campo in cui Martino si impegna con grande determinazione è la liberazione dei suoi fedeli più semplici dalle superstizioni che erano all'epoca, come poi in tutte le epoche, estremamente diffuse. Sulpicio ci ricorda a questo proposito lo smascheramento del monaco Anatolio, che si faceva passare per profeta e proponeva il culto del corpo di un falso martire per sostituire il culto di questo impostore, possiamo dire. Martino si fa inviare da Sant'Ambrogio di Milano le reliquie dei santi Gervasio e Protasio e le propone alla venerazione dei suoi fedeli, dei fedeli della diocesi di Tours. Quindi capite, in Martino c'è anche una saggezza, c'è anche una intuizione, possiamo dire, straordinaria, che gli permette di capire la necessità di portare Cristo, Cristo integro, pulito, totale, a queste popolazioni semplici e di dedicare il massimo impegno all'annuncio del Vangelo tra la gente delle campagne. E per questo anche Martino viaggia infaticabilmente, percorrendo tutte le zone della sua diocesi, anche le più lontane e disagevoli, e anche nel corso di queste sue visite, che possiamo chiamare visite pastorali, cerca di eliminare più che può i templi, gli idoli pagani, e per questa ragione anche dovete affrontare tante difficoltà, perché non sempre gli abitanti del luogo erano disposti ad abbandonare il paganesimo, ad abbandonare quelli che per anni, forse per secoli, erano stati i loro idoli, i loro punti di riferimento. Però la predicazione e gli episodi miracolosi di Martino
un po' alla volta trasformano queste popolazioni, anzi trasformano proprio le resistenze di queste popolazioni in una disponibilità nuova, almeno ad ascoltare, a lasciarsi guidare, a prendere nuovi esempi che possano appunto trasformare anche la loro quotidianità. E Martino predica il Cristo, tra l'altro, in una maniera ispirata e affascinante, così ci viene descritto, raccontato nelle cronache di Sulpicio Severo. E la sua cultura non è fatta di arte letteraria, il suo modo di parlare è molto semplice, adatto alla gente a cui si rivolge. Anzi, per meglio farsi comprendere, Martino quasi sempre parte dalla vita quotidiana per svolgere le sue esposizioni, che diventano quasi come parabole, così come faceva Gesù. Gesù parlava in parabole, prendendo spunto da qualche cosa di concreto che faceva parte dell'esperienza della gente del suo tempo. E per consolidare il lavoro pastorale di evangelizzazione, Martino poi adopera anche un altro metodo, quello di far costruire chiese ed eremitaggi nei luoghi dove sorgevano precedentemente i templi pagani o i luoghi dedicati agli dei. E in questo modo si poteva contare su punti di riferimento pastorali che appunto permettevano di sviluppare e di mantenere la formazione spirituale. E tra l'altro sono gli stessi discepoli, che in parte erano sacerdoti, in parte solo monaci, che erano stati appunto formati da Martino nel monastero di Marmoutier, sono loro che forniscono il personale necessario per aiutare Martino nella sua cura pastorale. Ed è per questo, per tutto questo che vi ho detto, che Martino viene soprannominato l'apostolo delle Gallie. E questo apostolo delle Gallie noi possiamo dire che è un apostolo anche per oggi, quindi un apostolo che va ben al di là dei confini della sua Tour, dei confini della sua terra di Francia. Martino è un maestro di vita spirituale, è un medico dei corpi e delle anime, perché anche le guarigioni ottenute per suo mezzo sono state un potente strumento per esprimere la misericordia di Dio verso chi soffre nel corpo e nello spirito. E i vari episodi di guarigione nella città di Treviri, questo giovane paralizzato, sempre in quella città tre uomini liberati dal potere del maligno, a Parigi, in una sua visita, Martino bacia un lebbroso che si ritrova immediatamente risanato. Guarisce anche uno dei suoi discepoli più famosi, lo stesso Paolino, che diventerà appunto vescovo di Nola, che aveva una macchia bianca che gli velava la vista. Martino fa come miracolo in modo che questa macchia scompaia. Più volte fa parlare i muti, come a Chartres. E sorprendente è la sua capacità di guarire anche a distanza, solo perché Martino eleva a Dio la sua preghiera con tanta forza, con tanta convinzione, che la presenza di Dio opera sempre, comunque e ovunque, che appunto la forza della sua preghiera praticamente aiuta i malati a ritrovare la via della guarigione. Fra l'altro nelle cronache si parla anche di animali e di elementi naturali che si piegano alla volontà benefica di Martino. Per esempio, dopo una veramente grave grandinata intorno alla città di Sens, il suo intervento, si racconta, riparò le devastazioni che erano avvenute tra le colture. E quindi capite che tutto questo fa di Martino
un esempio, un punto di riferimento, un modello comunque da seguire e quindi anche una occasione che rende Martino padre spirituale con un grande numero di conversioni. Quindi la guida, diciamo, di Martino ha come frutto fecondo questo grande numero di conversioni. Ecco, carissimi, questo possiamo dire è il nostro compagno di viaggio, un compagno di viaggio che sicuramente ha promosso nella sua terra, ma poi, come tutti i santi, promuove anche oggi un desiderio di imitazione, un desiderio di guardare a questi esempi, di ispirarsi alla sua figura. E possiamo proprio chiederci se anche oggi la sua figura può essere ispiratrice per il cristiano del terzo millennio, nell'essenziale cammino di credere in Gesù, di vivere secondo il suo comandamento dell'amore. E possiamo dire, certo che può essere, un punto di riferimento e una delle tante figure ispiratrici per essere appunto cristiani nel contesto di oggi, in un mondo segnato da grandi cambiamenti che attualmente tanto più stanno mettendo a dura prova, possiamo dire, anche la nostra fede. Bene, carissime, ancora una volta mi fermo perché direi che è arrivato il momento di lasciare un attimo di spazio a voi per eventuali messaggi o telefonate. Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater e sta andando in onda
Compagni di viaggio, meditazione spirituale a cura di Suor Anna Maria Gellini del Movimento Ecclesiale Cattolico I Servi Inutili del Buon Pastore, che questa mattina ci ha presentato la figura di San Martino di Tours. Vogliamo a questo punto aprire anche le nostre linee telefoniche, ricordando il numero per venire in diretta, che è lo 031 64 60 00. Per chi vuole mandare un messaggio lo può fare al 331 79 14 523. Abbiamo una decina di minuti circa, possiamo partecipare e intervenire. E siamo in attesa anche magari di eventuali email che potete mandare a diretta @radiomater.org. Vogliamo una prima telefonata, prego. Sì, pronto, posso dire una parola alla suora? Sì, buongiorno. Buongiorno sorella. Lei ha parlato di San Martino. Sì. Il quale si è impegnato nel convertire le popolazioni pagane al cristianesimo, dicendo? Sì, sì, la sento, Nazareno, sì. La sta sentendo, Nazareno. Oggi, anzi, da circa 50 anni, qui in Italia, hanno fondato dei circoli di pagani, i quali adorano l'aria, il sole, le stelle, le erbe. E vuol dire che Martino è andato via, non c'è? E lei è corrente di quello che sto dicendo? No, lei non mi sente, io sento per radio, ma lei non... Sì, Nazareno, la sento. Se ha finito di dire il suo intervento, sicuramente le do una risposta. Sì, sì, dico, sicuramente lei mi parla di circoli pagani, ma al di là dei circoli, sicuramente il paganesimo è sempre esistito e continuerà ad esistere, in quanto il cristianesimo è comunque una scelta anche libera di adesione all'insegnamento di Gesù e quindi una scelta libera per diventare discepoli di Gesù Cristo. Per quello che riguarda poi tutto quanto è al di fuori di questo cammino, diciamo di disposizione di vivere in relazione con Dio come l'essenziale per la nostra vita e il motivo ispiratore quotidiano per la nostra vita, per le nostre scelte, per il nostro vivere personale e sociale anche, è evidente che tutto quello che noi possiamo definire pagano ci sta, nel senso che il Signore l'ha detto da sempre, grano e zizzania crescono insieme, quando i discepoli gli hanno detto manda dal cielo un fuoco che bruci tutto quello che non deve esserci, tranquillamente il Signore dice tranquilli, lasciate che crescano insieme, proprio perché alla fine è Lui che con la sua presenza e la sua misericordia riuscirà poi a purificare quello che non corrisponde a un suo progetto e comunque sia chiede anche a noi, tra l'altro, di poter, come dire, essere presenti come una forma di contrasto, ma contrasto tranquillo, mite, nei confronti di quello che noi possiamo appunto giudicare pagano. Sicuramente, ma non tocca a noi decidere di dare delle definizioni. A volte possiamo essere pagani anche noi che comunque ci dichiariamo cristiani. L'importante, come Martino, dobbiamo sentirci stimolati a chiederci che cosa traspare dalla nostra vita, perché solo una vita
da cui appare l'amore per Dio e per gli uomini, è capace di mettere in crisi modelli consolidati di altro tipo, che possiamo chiamare pagani, possiamo chiamare di vita consumistica, possiamo chiamare dimensioni di peccato. Questa è la mia risposta, Nazareno. Grazie e buona giornata. Sor Anna Maria, è arrivato anche un messaggio. Allora, sì? Intanto gli leggo il messaggio. Sì. Dice: buongiorno, mi ha sempre affascinato la figura di San Martino. La ringrazio perché non sapevo tutta la sua vita. Grazie, Maria. Bene, Maria, grazie del messaggio. Ecco, adesso abbiamo anche una telefonata, vediamo. Sì. Prego. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Paolo. Ho sentito che sul disagio del sconfiglio che Dio la estirperà prima o poi, però non capisco allora se questo Gesù dice che la zizzania cresca assieme al grano, non doveva essere distrutta né con Sodoma e Gomorra e né col diluvio, perché io penso che chi non condanna il male comanda di farlo, e quindi Gesù era favorevole che la zizzania del male del sconfiglio cresca assieme al grano. Ma tranquillamente Paolo, cerchiamo, quando parliamo della santità e della presenza di Gesù nella storia, nella vita personale o ecclesiale o sociale, come appunto vogliamo, cerchiamo di mettere comunque subito in pratica un riferimento alla nostra vita. Nel nostro cuore spesso c'è grano e zizzania, noi siamo i primi tante volte a non fare differenze e a lasciare appunto che l'uno e l'altro crescano, e di questo siamo responsabili davanti a Dio, e di questo dobbiamo rendere conto a Dio, non di altro, perché è comunque Dio che giudica diciamo quello che fa parte della vita di ogni suo figlio, che sappiamo bene per fede è unico e irripetibile. Quindi noi, ognuno di noi, chiunque altro, ognuno con il suo nome e la sua individualità, dovrà rendere conto a Dio, ma esclusivamente di sé, oltre ovviamente della testimonianza che può dare ai fratelli. Così è, Paolo, e con questa risposta ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Bene, carissimi amici, grazie degli interventi che aiutano in qualche modo anche a chiarire, ad approfondire e così a scambiarci, cercando di illuminarci su quello che è il percorso che Dio ci chiede come cristiani, come battezzati, e sicuramente appunto senza mai perdere di vista l'esempio dei santi. Per questo concludiamo affidandoci a San Martino, affidando tutti coloro che portiamo nel cuore, specialmente quelli che in questo momento stanno particolarmente soffrendo, sia nel corpo che nello spirito, per tanti motivi. E preghiamo così, vi leggo questa preghiera riconosciuta e approvata nel 1987 dall'arcivescovo di Tours, l'allora Monsignor Honoré. Beato Martino, soldato di Cristo, apostolo di Cristo, testimone del suo Vangelo e pastore della tua Chiesa, ascolta la nostra preghiera. Tu che stavi alla presenza di Dio nel grande silenzio delle notti solitarie, donaci di rimanere perseveranti nella fede e nella preghiera.
come catecumeno, donasti al povero la metà del tuo mantello, aiutaci a compiere gesti di condivisione verso ogni persona bisognosa. Nei villaggi e nelle campagne hai sfidato il demonio e distrutto i suoi idoli. Prendici sotto la tua custodia e proteggici dal male. Nella sera della tua vita non hai rifiutato il peso dei giorni e del lavoro. Fa che siamo docili alla volontà del Padre. Nelle glorie del cielo godi del tuo riposo nella casa di Dio, metti nei nostri cuori un desiderio sano e onesto di santità per raggiungerti e conoscerti nella vita eterna. Amen. Grazie carissimi amici, ricordiamoci nelle nostre povere preghiere, ma non sono mai perdute davanti a Dio, e vi do appuntamento al prossimo incontro, l'ultimo di questo 2020, al 21 dicembre, in cui vorrò parlarvi di una compagna di viaggio, Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti. Grazie, buona giornata e buona settimana, e anche buon inizio di avvento, perché alla fine di questo mese comincia il tempo di preparazione al Natale, e quando arriviamo al 21 di dicembre siamo quasi all'antivigilia del Natale 2020. Grazie, a risentirci. Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso Compagni di Viaggio, meditazione spirituale a cura di Suor Anna Maria Gellini del Movimento Ecclesiale Cattolico I Servi Inutili del Buon Pastore, che questa mattina ci ha presentato la figura di San Martino di Tours. Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia. Ricordiamo che tra qualche minuto, in collegamento con la Basilica di San Pietro, potremo pregare insieme con Sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri l'Angelus e il Santo Rosario.
Signore, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, apriamo il nostro cuore a Gesù, alla nostra Mamma del Cielo. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione per il dilagare dell'epidemia e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e noi l'abbiamo trasformata in bombe. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la lingua per benedire e noi spesso la usiamo per maledire o criticare o calunniare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore trasformandolo in capriccio volgare ed egoista. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato e noi spesso usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione.